Ci siamo, questa è la giornata del primo trofeo Hunt, è un triangolare di rugby in cui si sfideranno il Rugby Banco di Brescia contro la Nazionale Ferrovieri francese e la Nazionale dei Vigili del Fuoco. Siamo allo stadio Aldo Invernici, stiamo aprendo un grande evento dedicato alla solidarietà e adesso è il momento del gioco. Scioltezza, non vogliamo divertirci solamente oggi. Un'occasione per essere più rilassati rispetto al campionato. Abbiamo avuto pochi momenti per essere rilassati, adesso cerchiamo di divertirci, anche se giochiamo, il rugby non può giocare mai molle, però giochiamo per divertirci. Ici c'est après c'est tous les 4 ans qu'on a seulement un match international au niveau de la SNCF, donc c'est ça fait toujours plaisir de venir voir en plus des amis avec Jean-Luc Sens. Ce club du club de Brescia. Deux, trois fois, je suis déjà venu avec l'école de rugby. Et donc maintenant, on formalise un match avec des adultes. Et donc, ça fait très très plaisir de venir là après 4 ans d'attente à chaque fois. La dernière fois qu'on a fait un match international, c'était avec nos amis allemands. Et donc, c'est toujours au bout de 4 ans, c'est long d'avoir cette cerise sur le gâteau. J'espère qu'on verra deux beaux matchs ce soir avec deux équipes. Avec l'équipe nationale des pompiers et l'équipe de Brescia. Donc on espère qu'on verra du beau rugby pour la télévision, pour les enfants et que vive le rugby en Italie aussi. Non è soltanto football americano allora la sua passione. Beh no, diciamo che tra l'altro ricordo dei 18 anni quando facevo il liceo e la sera andavo a fare il rugby e l'ho fatto per un anno solo, ma mi è rimasto nel cuore per lo spirito che insegna il rugby. Stasera abbiamo detto che giochiamo tutti i palloni. Stasera è la festa, abbiamo sofferto tutto l'anno, per loro un premio, un regalo e buttano i palloni, non è grave, giochiamo, solo quello. Allora ci aspettiamo un po' di divertimento in più. Speriamo che siamo capaci di farlo, perché dopo 15 giorni che non giochiamo più, siamo un po' fuori testa, però boh, spero che andrà bene lo stesso. Se la gente è felice è la cosa fondamentale stasera, il resto conta per niente. Utilizziamo Massimo come nostro ambasciatore questa sera. È stata una serata molto importante perché comunque è stato un bel evento, c'era per questa associazione per la lotta contro i tumori, quindi abbiamo fatto questo torneo molto, molto interessante.
oltre a tutto questo è molto positivo per la solidarietà, così è servito anche noi per crescere con la Nazionale Vigili del Fuoco. Stiamo facendo qualche incontro in questi giorni, appunto per affrontare poi quello che diciamo è un po' l'evento che ci sarà a Calvisano, che è il Tre Nazioni, appunto contro la Nazionale francese e poi i Lions. E la cosa buona è che stiamo inserendo tanti ragazzi, ormai sono vecchio, stiamo inserendo tanti ragazzi, anche oggi è stato il debutto di Boris che ha anche segnato, quindi siamo molto contenti e penso che sia stata sicuramente una bella esperienza per lui e vediamo di continuare positivamente il futuro. Credo per la prima volta che è venuto con noi volevo sapere un po' cosa ne pensava anche dell'ambiente, di tutto il movimento e così. Ringrazio tutti quelli che hanno dato la possibilità di partecipare qua comunque perché è la mia prima esperienza, ringrazio soprattutto chi mi ha dato l'opportunità di giocare oggi e ringrazio anche, visto che io gioco poco da rugby, chi quest'anno mi ha fatto crescere comunque in un campionato di Serie C, il mio allenatore e tutti i miei compagni.